Madonna! Aiuta! Salvato, che è successo? Ti aiuto, che è successo? Calma, che è successo? Ma finta che è una femmina, ma tu non ci dai identificazione. Abbiamo travistato con la me, si è fissato con me. Allora ricostruiamo Massimiliano Palermo, si pensa che sia una femmina. Abbiamo travistazione. Ma chi si sta guaiato? T'ha pigliato per femmina? Non ti preoccupare, Salvato, glielo dico. Non ci sono. Quando è bellino. Non ci pensavo, Salvato. Glielo dico io, stai calma, mamma mia, allora ci parlo io con Massimiliano, stai calma. Stai tranquillo, gli dico io che sei un uomo. Ma no, io sei una cosa così, la fissazione. Ma come ci facciamo? Non ci siamo più. Ciò di chi non ti preoccupare. A stamattina, state bene. Basta, calma. Non sta, ci vuole pure come cannare. Respira. Ripre. Io non mi fa morire pure. No, non ci faccio. Chi non ti ha pigliato per me? Non ci faccio pensare, questo è pazzo, è completamente pazzo. Non ci pensavo, Salvato, ci parlo io, gli faccio capire che non sei una donna. Stai tranquillo, sta arrivando, ci parlo io. Ma voglio evitare lui, Ma dove vai? Gilda! Massimiliano, vieni qua, ti devo parlare un attimo, calmati un attimo, un istante solo. Ho capito che sei preso dalla situazione, ma ti devo spiegare un piccolo particolare, appunto riguardante Gilda, ecco. Ah, conoscete Gilda? Conosco Gilda, per modo di dire, conosco Gilda, ma Gilda non è... Cioè, tu l'hai vista bene, Gilda? Sì, come non l'ho vista bene, l'ho scelta io! Tu, il discorso è che Gilda non è come appare, ecco. Appare, sì, certo, non è come appare, è molto più bella, è molto... No, sì. Nel senso che Gilda ha qualcosa in più rispetto a tutte le altre donne. E per questo io l'ho scelta, perché ha qualcosa in più, mi prende il cuore. Ha qualcosa... Sono innamorato. Allora, stammi a sentire com'è bella lì, l'anima di Dio, e dico la quando è bella lì. Allora, stammi a sentire, piano. Gilda, ecco, come farti capire, come... Ti faccio un esempio semplice. Sì. Hai presente un elefante? Sì. Ecco. Gilda in una parte del suo corpo è come un elefante. Ho capito cosa vuole dire, avvocato, sì, lo so. Certo, è un po' in sovrappeso, ma io amo il suo essere interiore. Non è come l'elefante che è in sovrappeso, in un altro senso, come farti capire, ma... Tanto che ti piace sta Gilda. Tantissimo. Ecco, hai presente un passaggio a livello? Sì, certo. Ecco. Gilda durante alcune fasi della giornata, come il passaggio a livello, anche Gilda ha questo tipo di... Avete ragione, avvocato, sì, a volte sta sempre giù, a volte invece è esuberante, è anche un po' nervosetta, lo so, però mi piacciono le donne di carattere. Ma signora, stammi a sentire, guardami bene, io te lo dico chiaro adesso, Gilda fa pipì all'impiedi. Lo so, una volta addirittura, lo so che non si fa, ho spiato, ma io ho una passione per i cavalli, figurati che faccio il fantino. Gilda ti piace, se ho capito bene. Gilda è la donna della mia vita, io la amo, è la donna che devo sposare, è la donna che io amo, è la donna che sento qui dentro il mio cuore. Sento male, Gilda non è una donna. Lo so, è una santa. È una santa. Babbo, salve, buona fortuna con Gilda a questo punto. Grazie, salutamela. Gilda. Gilda. Unas palabras y que un beso es nada más que una emoción. Gilda.